Allora, ciao a tutti, ben tornati naturalmente. Oggi l'obiettivo è quello di arrivare al fabbro della Chiesa dei Non Morti. Allora, qui vi ho tralasciato, scusate, vi ho risparmiato il viaggio di nuovo fino qui alla Chiesa dei Non Morti. Qua devo però un attimo fare piazza pulita di questi nemici perché altrimenti, ahia, mi inseguono fin giù, perché stavolta dobbiamo andare nei sotterranei e risalire poi per delle scale che vedrete. Questo perché dobbiamo andare in un punto nel quale l'altra volta naturalmente non siamo andati. Questi qua sono degli ossi duri come sempre. Ah, tra l'altro, mentre combatto ne approfitto per dirvi che, come vedete, non sto più usando la spada del drago. Questo perché il motivo principale per il quale sto andando dal fabbro è quello di far riparare quella spada, perché avendola usata un po' di volte è già a rischio rottura, e se si rompe non va bene, quindi la devo far riparare. E poi intanto mi è comunque utile andare lì, perché poi da lì, salvando nel falò, sarò poi molto più comodo per procedere e andare in un altro luogo, ma ne parleremo poi nel prossimo video. E comunque adesso qua questi due li ho fatti fuori. Allora vediamo un po' se... Allora, qua di nemici non ce ne sono più. Lassù i soliti due che tirano le frecce. Ah, ok, dobbiamo battere ancora questo, se no questo ci insegue, perché quelli con le frecce non ci danno problemi, visto che scendiamo di qua. Allora, vediamo se ci siamo dimenticati di qualcuno oppure no. No, perfetto. Via libera. Allora, qua tolgo lo scudo, no, ma magari lo rimetto, è meglio, va, perché ecco qua. Questi qua sembrano addormentati, ma sono abbastanza bastardi. Se arrivano, eccoli qua, tac, se arrivano addosso. Allora, qui c'è un altro che dà di matto, noi lo prendiamo quando ha finito di fare il suo spettacolino. Adesso qua abbiamo le anime, diamo su, eccoli là, qua ce ne sono due, via. Ok, quell'altro pariamo il colpo. Sono abbastanza rapido. Ahia! Qua ho calcolato male il tempo di attesa. Scusate. Allora, lo vediamo qua. Ci sono dei tavoli, non c'è. Ah, eccolo là. Lì per terra. Tra l'altro, laggiù c'è un. Ho visto che c'è un affare illuminato, quindi sarà è il solito oggetto tenuto da. Allora, qua spacchiamo sto tavolo. Allora, ma non ci vuole molto. Meno male, ce l'ho fatta. Chiave misteriosa. Ma non so a cosa serva per il momento, ma di porte qua per il momento non ce n'è. Vediamo un po' se ne troviamo su. Allora, intanto qua vediamo se c'è qualcun altro. Eccola. Ce ne sono due. Speriamo finiscano in fretta, perché... Eccolo, adesso, guardate qua. Tac! Con il colpo, quello più... meno potente, se vogliamo, però è possibile con quest'arma, poi anche magari con altre, ma con questa, come avete visto, sicuramente colpire trasversalmente, quindi colpire nello stesso momento i due nemici. E questo è molto comodo. Qua, ecco, notate come sto gioco è fantastico, ma è un po' buggato, perché praticamente sto camminando nell'aria. Però per arrivare laggiù a quell'altro segno luminoso è l'unico modo che ho. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Vabbè, ma tutta sta fatica per beccare un oggetto di non tanta importanza. Vabbè, pazienza, tanto qua non ci mettiamo poi molto a tornare indietro. Allora, via, qua faccio un salto, non devo evitare di cadere giù. Allora, questa dovrebbe essere l'ultima scala. Sì, infatti non ci sono più piani qua, di nemici non ce n'è, per fortuna. Eccoci qua adesso. Procediamo per su. Vedete che qua è il luogo che abbiamo frequentato non soltanto prima, ma anche la volta scorsa con Rinoceronte. Qua siamo più in alto rispetto a quelli che lanciano le frecce. Devo capire dove andare. Allora, vediamo un attimo se, visto che i nemici sono in agguato qui, se c'è qualcuno. Piano piano, vediamo un po'. Eccolo là, figuratevi. Là c'è un cavaliere di quelli grandi, quindi è bene evitare di scontrarsi con lui se è possibile, perché se no ci ammazza, dobbiamo tornare indietro. Allora qua, ecco, nemico avanti, vediamo quindi dove. Allora, avanti. Ah, probabilmente si riferisce, ma non so se si riferisce solo a questo qua o
qualche altro nemico più avanti. Adesso vediamo, intanto battiamo questo. Ecco, io questi nemici qua li odio abbastanza, perché hanno sto scudo che è parecchio potente, perché li difende bene ed è bello grande. Poi hanno sta lancia gigante che fa parecchio male. Qua bisogna cercare di... Allora, niente, cioè sono riuscito, notate, a rompere il barile dietro, ma non gli ho fatto nulla. Devo aggirarlo, questa è l'unica soluzione, mi sa, perché... Tac! No, neanche. Maledetto. Allora, oh, finalmente, dai! No, ancora uno, via. Perfetto, allora adesso qua arriva il difficile, perché io temo che oltre a quel cavaliere che abbiamo visto prima, qua ci sia anche qualcos'altro. Vediamo un po' se qua il messaggio ci dice qualcosa. Allora, vediamo un po', vediamo un pochino. Allora, di qua, a destra c'è sicuramente, eccolo là, via 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 via, figuriamoci. Allora, qua l'unica è cercare di aggirarlo, bisogna essere più furbi di lui, quindi lo portiamo qui, lo facciamo sfogare un po' e via, scappiamo di qua. Perfetto, adesso proviamo a vedere se riusciamo con la capriola. No, non si riesce a passare. Allora, dobbiamo cercare di colpirlo. Via, 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 via. Dobbiamo scappare. Allora... No! Riconnetti i controller. No, 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 via, via, via. Mamma mia, ma... Cioè... Io non commento neanche. Ci mancava soltanto il controller, che peraltro le pile le ho controllate, sono piene, cioè la carica è completa, quindi deve essere stato un movimento strano che ho fatto col joystick. Sapete che a volte se si stringe male la parte di sotto, che è quella dove ci sono le pile, magari capita di sfiorarla, e può capitare sui joystick vecchi. Io il mio ce l'ho da tanto tempo, che appunto si salti un attimo la batteria. Allora qua siamo arrivati al falò, meno male, scusate se qui giro, ma è per alleviare la tensione, perché quando mi si è spento prima il joystick, diciamo che ho avuto un po' di paura. Qui, se non si fosse capito, tac, sono bello felice. Allora adesso ecco l'ultima cosa che facciamo oggi prima di salutarci, già che ci siamo, è di andare appunto giù dal fabbro e aggiustare la spada. Speriamo non mi chieda troppe anime, perché non ne ho moltissime. Allora vediamo un po', dai dai che ho fretta. Allora, potenza, eccolo qua, dobbiamo cercarla, no, forse più su, vediamo un po'. Ah, eccola qua, quanto costa? Oh vabbè, dai, 614 li ho, meno male, di anime intendo. Vediamo un po' qua, ah no giusto, non, adesso che l'ho riparata non figura più tra le armi da riparare naturalmente. Vediamo solo se l'ha riportata al livello ottimale, ma penso di sì. Vediamo un po', sì, avete visto, 360 volte la si può utilizzare, quindi va bene. Allora, boh, quindi a sto punto andiamo su di nuovo a riposare nuovamente, perché non si sa mai che succeda magari qualcosa. E a questo punto direi che per oggi è tutto, e ci vediamo poi nel prossimo video. Ciao a tutti!